allenatore appunto della Torrese, che mi ha raccontato di volta in volta quello che era l'andamento della vostra formazione, più in generale del campionato. Nel turno scorso c'è stato lo sconto diretto, l'avete vinto voi 4-3 e avete riaperto il campionato. Sì, una partita sofferta fino alla fine, insomma, credo poi vinta meritatamente contro una grande squadra, insomma. Giocato ambele parti ad un ritmo altissimo, penso che alla fine è prevalsa la nostra freschezza atletica, insomma. Siamo riusciti a portare a casa il risultato. E nel frattempo stavamo vedendo in sovraimpressione le immagini della partita del turno scorso. Ringraziamo il Real Monturano per averle messe a disposizione. Una vittoria che vi riavvicina alla vetta della classifica. Eravate scivolati a 7 punti, adesso siete di nuovo a 4 lunghezze come qualche settimana fa. Però nel frattempo si è avvicinato anche l'Atletico Trodica, quota 43, che insomma potrebbe rientrare nel discorso. Sì, sì, giustissimo. L'Atletico Trodica poi formazione è veramente messa molto bene in campo, forse è una delle squadre che gioca il miglior calcio a 5 del girone. Noi l'abbiamo affrontata a casa loro all'andata e abbiamo perso, insomma. E qui vorrei fare un appunto, hanno un pubblico Trodica che è veramente eccezionale. E quando siamo andati a giocare là hanno sostenuto la loro squadra senza, questo va a merito loro, senza mai offendere nessuno, veramente bravi. Faccio complimenti alla Terra Trotica, ma comunque non escluderei ancora le altre squadre, perché ci stanno ancora la Bogastrum e credo che dirà ancora la sua, e come la Puzza al Porto San Giorgio ancora, quindi siamo tutte lì ancora, ce la possiamo giocare. Allora, dicevo, vittoria 4-3 in grande rimonta, perché eravate andati sotto di una rete in apertura di gara per il gol del Real Monturano con Lattanzi, poi pareggio di Lupetti per la Torrese, poi 2-1 e 3-1 di Michetti e Diomedi per il Real Monturano, e da lì la svolta, come leggo nell'articolo della partita: 3-2 di Lupetti, 3-3 di Properzi, quindi suo figlio Sebastiano, e 4-3 di Cancellieri. Sì, è andata così, insomma, loro hanno fino al 3-1 hanno retto molto bene il nostro ritmo, e noi abbiamo messo un ritmo abbastanza elevato fin dall'inizio. Anzi, sul 3-1 non hanno riuscito a chiudere la partita, perché hanno sbagliato un'altra occasione, e da lì poi è stata svolta la partita. Siamo riusciti a rimontare e andare a vincere 4-3, insomma. Leggevo il calendario prima di andare in onda, davo un'occhiata un po' a tutte le partite restanti. L'Atletico Trodica può essere insidioso, soprattutto perché ha ancora tutti e due gli scontri diretti da disputare, sia con voi che con il Real Monturano. Secondo te chi ha qualcosa in più in questa volata finale tra voi tre formazioni? Quali sono poi soprattutto le vostre carte a disposizione per la volata finale? Ma guarda, noi adesso stiamo abbastanza bene, anche fisicamente siamo messi bene, quindi ce la giochiamo, credo, la pari con tutte e tre. Ma io comunque non escluderei sempre Bocastro, perché per me resta una formazione molto molto forte, molto valida ancora. Però insomma, noi non molliamo, insomma, siamo lì, fermo restando che il Monturano forse qualcosina in più, un po' di esperienza sicuramente in più. Real Monturano USA Torrese, un duello cominciato ad inizio stagione, se non sbaglio, anche informandomi un po' in giro, sentendo un po' tutte le opinioni del girone, dei personaggi del girone C, un duello che è cominciato anche per la cessione di un giocatore, dico bene, Rolando? Sì, c'è un giocatore che militava prima con loro, Malvestiti, John, che poi da quest'anno è venuto a militare, a giocare con noi. Ma però questo non è un ragazzo, quando decide magari di fare delle scelte diverse, ma quando da tanto tempo che gioca sulla stessa squadra, fare delle scelte, per carità. Poi, insomma, è un ragazzo veramente squisito, questo ragazzo veramente molto bravo, a parte tutti, io devo ringraziare tutti i ragazzi, insomma, perché poi siamo un gruppo molto giovane, no? La nostra squadra ha un'età media di 24 anni, facevo i conti, quindi sono tutti ragazzi veramente in gamba. La società soltanto direi per ringraziare per quello che stanno facendo, insomma. E allora, tu sei il direttore sportivo della USA Torrese, però mi raccontava tuo figlio Sebastiano che sei un po' il tuttofare di questa formazione, dico bene, Rolando? Sì, giusto, però io sono coadiuvato da altre persone sicuramente che mi danno, cioè, stiamo impegnando,
faccio tutto io no. Cioè, mi sto dando da fare perché da 5-6 anni che portiamo avanti questo discorso del calcio 5 San Patrizio, e con ottimi risultati, ma sono coadiuvato sicuramente da persone che qui non sto per elencare, magari decidere di dimenticare qualcuno e non va bene, insomma. Senti Rolando, allora, al di là di come andrà a finire questo campionato, noi ovviamente, così come l'abbiamo augurato a Real Monturano, dobbiamo fare lo stesso con piacere con voi della Torrese. Quali sono le ambizioni della vostra società per il futuro? Insomma, non ho avuto modo di conoscervi direttamente in passato, quindi non conosco bene il vostro universo, la vostra realtà. Ero curioso di sapere, insomma, se puntate comunque sia a crescere come movimento, magari con il settore giovanile o quant'altro. Questo sicuramente vorremmo fare un discorso anche di settore giovanile, anche se non è facile, sai, perché purtroppo la realtà nostra è una realtà piccola, noi siamo un paese di 2000 anime, quindi non è che, però insomma, con qualche paese intorno che magari gioca lì insieme alla palestra con noi, che parla anche della Modenarese, si vorrebbe fare un discorso all'unisono per fare dei giovani, per farli crescere, poi ripeto, noi abbiamo una squadra veramente tutti giovanissima, sono tutti giovani nel posto, poi quindi già i giovani stiamo curando così, insomma. Avete modo, insomma, di seguirli già direttamente in prima squadra? Sì. Beh sì, insomma, la C2 comunque sia, se ci sono dei ragazzi validi, da modo già di emergere direttamente, magari strada facendo nel campionato di C2. Allora, nel prossimo turno la Torrese va in scena sul campo dell'Offida, sfida interna invece per il Real Monturano, che ospita la Virtus Samba. Mentre leggo i risultati, prendendo spunto anche da dei tanti sms che ci sono pervenuti, ringrazio ancora una volta, l'avevo fatto solo la prima puntata e me ne scuso col diretto interessato, ovvero Michele Giorgi, giocatore portiere del Calcetto San Severino, che insomma tutte le settimane puntualmente, molto gentilmente, ci dà una mano nella realizzazione grafica, nella compilazione di risultati, classifiche e prossimo turno. Grazie davvero, perché per noi è un servizio indispensabile. E dicevo, Real Monturano in casa, invece l'Atletico Trodica è lo stesso, ha una sfida interna con la Pamar Civitanova. Secondo te cambierà qualcosa in classifica nel prossimo turno, Rolando? Ma io credo di no, credo che il Real Monturano vinca in casa, forse se sei più siamo noi che andiamo a sfida, squadra che ha bisogno di fare punti, poi noi fuori casa soffriamo un po', quindi forse l'unica carista siamo noi adesso su questo turno. Poi la settimana prossima abbiamo lo scontro con l'Atletico Trodi, che forse lì si definiranno alcune cose, insomma. Le gerarchie, insomma, saranno un po' più chiare. Senti, noi ti ringraziamo per la tua presenza, è stato un piacere, insomma, poter parlare anche della USA Torrese, una realtà che cerca di conquistare il palcoscenico della Serie C1.